Ciccio e amici tutti. Buongiorno soci spettatori. Oggi vi parliamo di Share Italy, un evento legato alla sharing economy, ma Davide spiega un po' meglio che cos'è Share Italy. Esatto, perché dal 15 al 16 novembre a base Milano si terrà questo evento leader nazionale riguardo la sharing economy, appunto Share Italy, di cui Opificio Zappa è partner ufficiale. Beh, guarda Davide, Share Italy ormai è la quarta edizione, ma Opificio Zappa è già più quasi 6 anni che parla di sharing economy, ma anche devo dire che la mette in pratica gli insegnamenti della sharing economy. Esatto. Perché Davide? Beh, diciamo che qua abbiamo postazioni di co-work, di co-study e in generale Opificio Zappa si vuole porre anche come rappresentante delle realtà del territorio, diciamo, brianzolo. Beh certo, raccogliamo un bel bacino, anche perché Opificio Zappa sarà l'unica realtà che rappresenterà appunto l'area nord di Milano. Sì, esatto. Per quanto riguarda la sharing economy. Ma infatti noi siamo stati a Campobase settimana scorsa, abbiamo incontrato Ivana Pais, una delle organizzatrici di questo evento leader italiano. Beh, abbiamo l'intervista. Beh, certo, avremo il piacere di conoscere altri grandissimi esponenti della sharing economy. Un invito a tutti a partecipare a questo bellissimo evento, anche e soprattutto i nostri associati che tengono molto a queste iniziative, ma l'invito è aperto veramente a tutto. Per chi non potesse venire, gli consigliamo di guardare lo speciale settimana prossima. Ma soprattutto c'è l'intervista adesso sotto. A Ivana Pais. Vediamo l'intervista. Buonasera soci spettatori, oggi mi trovo qui all'Ariofiere per questa iniziativa di Campobase in compagnia di Ivana Pais, che è appena intervenuta. Di cosa hai parlato e se ti è piaciuto Campobase, volevo chiederti una cosa. Molto, servirebbero più Campobase in giro per l'Italia. Io qui oggi ho parlato di crowdfunding, che è una modalità per raccogliere fondi e finanziamenti per dei progetti attraverso delle piattaforme online, piattaforme dove si racconta il progetto, che può essere un progetto imprenditoriale, culturale, sociale. Sì. E le persone possono decidere di finanziarlo e di sostenerlo. Te hai parlato appunto di crowdfunding, secondo te, volevo chiederti, si può fare in Italia come quello che si fa negli Stati Uniti? Perché te hai parlato di esempi americani in cui hanno raccolto molti soldi. In Italia si può fare, si riuscirà a fare la stessa cosa? Si riesce già? Americani, ma fatti da italiani. Fatti da italiani, per giusto, cui hai ragione. Di fatto sì, è già provato, ma anche italiani in Italia. Certo, noi abbiamo una cultura diversa, un approccio diverso, ma proprio per questo sono a valorizzare, per raccontarsi fuori dai propri confini. Sì. Ultima cosa, ultima domanda, cambiando discorso, Share Italy. Tu sei organizzatrice di Share Italy, Opificio sarà partner di Share Italy il 15 e 16 novembre, giusto, qui a Milano. Volevo chiederti cos'è Share Italy e come si organizza un evento del genere. Prego. Share Italy è una 2 giorni che quest'anno è la quarta edizione, sì. Siamo al quarto anno, che tratta proprio della sharing economy. Cioè di tutte le piattaforme che permettono a pari di collaborare per fare economia. Sì. Organizzarlo è molto impegnativo e molto stimolante, perché la sharing economy in tutti i settori, per cui avremo dei panel sulla cultura, degli altri sull'artigianato, degli altri sulla manifattura digitale, altri sul turismo. Sì. E quindi è un incontro molto ricco proprio per questo, perché le declinazioni poi riguardano imprese, pubbliche amministrazioni, freelance, tocca veramente tanti ambiti per dar conto di tutta questa varietà. Diciamo che è un evento nuovo, innovativo e all'avanguardia. Ecco, quindi allora ci vediamo sicuramente a Share Italy e spero anche in Opificio. Ivana, è stato un piacere intervistarti. Alla prossima. Grazie. Ciao. Come avete sentito, Ivana Pais ci ha dato delucidazione in merito all'evento del 15-16 novembre. Beh, non mi resta che rinnovare l'invito a venire a Spazio Base a Milano il 15 e 16 novembre a far visita a Share Italy. Noi saremo lì, vi aspettiamo. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.